con il Gaston Salamelo, rappresentante speciale dell'ONU, ci aggiorneremo sul dossier libico. Come sapete, stiamo seguendo a tutti i livelli, con tutti gli attori libici, anche con tutti gli esponenti della comunità internazionale. Lo dico sempre, l'ho sempre dichiarato, è il nostro primo dossier dal punto di vista della strategia internazionale, degli interessi italiani all'estero. È il primo nostro, il dossier sicuramente più importante, quindi è giusto seguirlo con la massima attenzione. E con Salamè stiamo cercando di ricostruire un percorso di fiducia e quindi di dialogo per una soluzione politica. Ovviamente non è facile quando qualcuno degli attori ha esercitato l'opzione militare. Questo chiaramente altera completamente i rapporti anche dialogici, ma noi confidiamo che tutti ci si possa convincere, attori libici, attori internazionali, che l'opzione militare alla fine finisce per generare violenza, e la violenza genera altra violenza, non porta da nessuna parte. Presidente Farage però ha detto che ci sono delle potenze straniere che fomentano il conflitto in Libia, c'è bisogno di un cambio di passo anche per quanto riguarda il ruolo dell'Italia, no? Ma guardi, come in ogni crisi regionale, è chiaro che le crisi poi esplodono anche a livello internazionale, e quindi poi le divisioni vengono anche a ricostituirsi sul piano internazionale, quello che sta succedendo in Libia. Quindi le divisioni interne poi vengono amplificate perché gli attori internazionali si schierano, appoggiano l'uno o l'altro, pensano delle volte in modo miope di trarre profitto, di realizzare interessi particolari, specifici, personali, nazionali, appoggiando l'uno o l'altro. In realtà appoggiando l'uno a scapito dell'altro, addirittura privilegiando l'opzione militare, non si fanno gli interessi propri, non si fanno gli interessi soprattutto del popolo libico. Ho sempre detto agli attori libici, sin dall'inizio, da quando ho iniziato costantemente a incontrarli, ad aggiornarmi con loro, voi avete una grande responsabilità, non davanti alla comunità internazionale, innanzitutto davanti al vostro popolo. Un domani avete delle forti responsabilità, un domani i vostri figli, i vostri nipoti vi chiederanno conto della possibilità, dell'opportunità di benessere che potevate offrire loro e non li avete offerto. Presidente, è previsto un passaggio con la Russia, un incontro a breve? La Russia sicuramente ci sentiremo a breve. A breve.